Salve a tutti e bentornati sul canale delle Perle di Vale. Oggi andremo a fare questa borsa a piastrelle. Se vi ricordate, abbiamo fatto il video e vi ho fatto vedere come si costruisce questa piastrella. Io ho fatto questa borsa e mi piace tanto, devo dire la verità. Ho messo anche i piedini. Poi ho messo degli abbellimenti che avevo in casa, ma questo è facoltativo. Ho messo i manici in bambù e vedete, l'ho foderata con stoffa da divano che è molto pesante. Oltretutto l'avevo anche rinforzato perché non mi piacciono le borse in juta, cioè a me piace costruire la borsa e non applicare su una borsa i quadrati. Quindi ho messo questa che è molto sostenuta in modo da tenerla abbastanza rigida e poi ho fatto un taschino con sempre ad uncinetto degli angolini, vedete? Ma anche questo non è obbligatorio, facoltativo, però ora vedo se ce l'ha anche Roberto nel sito, poi vi metterò il link se ci sono. A me piaceva l'idea, li ho trovati in casa e li ho messi. Bene, questa è la borsa che andremo a fare, a realizzare oggi. Io spero che il video vi sia di vostro gradimento. Se non vi siete iscritti al mio canale, mi farebbe piacere se lo fate. E se attivate la campanellina avrete comunque sempre le notifiche dei nuovi video che metterò. E magari se vi piace il video regalatemi un like e niente, ora via al tutorial. Ok, io ho messo il rinforzante, l'indurente nelle mie fodere. Io ho scelto questa fodera un po' grossa. Ho attaccato, questi sono i due pezzi avanti e dietro, e questo è il laterale con il fondo. Ho usato questo indurente qui e lo trovate anche questo sul sito modamericeria.it, poi vi metto tutto il link. Io ho stirato i miei pezzi e ora andremo a mettere. Io, a differenza di altri che prima montano la borsa e poi dopo montano la fodera, io in questo caso invece voglio andare a montare la fodera in questo modo, cioè andrò a piegare e a dare una cucitura invisibile per tutto il perimetro in modo che rimane bene attaccata alla borsa. Perché questa, essendo una borsa tipo Chanel e a quadrati, preferisco tenerla tutta bella unita. Poi vi farò vedere quando ho attaccato il tutto. E poi dopo ho deciso io anche di fare un taschino, invece di fare il taschino con la fodera, di fare il taschino con il cotone. Poi vi farò vedere, ma questo è a vostro piacimento. Io ho deciso di fare così, in alternativa potete fare il taschino con la fodera. Bene, io vi farò vedere quando ho montato tutta la fodera e poi assembliamo la borsa. Ora, come vedete, io ho già montato metà della borsa. Vedete come ho fatto? Come vi ho detto, io la fodera la metto su dopo. Ho fatto questa fodera, vedete? Questa è l'altra parte. Gli ho fatto il taschino con lo stesso cotone e ho messo prima di tutto, vedete, il rinforzante per un po' di rete per poi attaccare i manici. Questi vanno attaccati prima di foderarla. Almeno io ho preferito farla così. Poi ora ho messo come ho fatto vedere, il nostro rinforzante e andrò a mettere la fodera in questa maniera. Andrò a fissarla con delle pinze per tenerla ferma in questo modo, cercando di farla tutta uguale.
così, e poi andrò a cucire con un punto invisibile. Vi farò vedere come attaccarla all'altra parte. Come ho detto, io metà l'ho già fatta. Bene, ora attacco questa e ci vediamo, che vi faccio vedere come attaccarlo alla borsa. Come vedete, ho messo su anche l'altro pannello, vedete, e le ho fermate con le mollette. Ora vado a prendere il mio ago, userò questi aghi qua, questi aghi qua di raffettuccia, e andrò a prendere sia da una parte, uscirò da quell'altra e poi rinfilo dalla parte dove esce il filo, e tutto così fino alla fine. Vedere a fare 2-3 punti, cerco di mettere a pari. Se avete fatto bene, dovrebbe venire a pari, vedete, la fodera. Ah, io ricordo, ho messo una fodera grossa, ma voi potete mettere come vi pare. E andiamo a prendere, vedete, una maglia dietro e una maglia davanti. Fermiamo il punto così, e da dove esco infilo nell'altro, nel punto successivo, prendo i due anche dall'altro e cucio dal di qua. Faccio lo stesso, dove esce il filo punto nella maglia successiva e vado sotto, vedete, in questo modo. E vado avanti, come ho detto, per tutto il perimetro di questo lato. E ci vediamo dopo. Bene, la borsa è finita. Io ho fatto due giri, altri due giri, si vede meglio da quest'altra parte che è scuro, altri due giri di punto basso, e il terzo giro ho fatto il punto gambero, vedete? E questo l'ho fatto per far sì che non ci faccia difetto, che si vede, diciamo, che ho cucito, in pratica, che viene, di solito vengono un po' gli angoli un po' aperti. Io ho fatto in questa maniera proprio per chiudere bene il tutto. La borsa sarebbe già finita, però volendo possiamo metterci un bottone come chiusura a calamita, possiamo lasciarlo così, possiamo fargli una pattina e mettere gli abbellimenti che più voi vi piace. Ora io andrò a finirla come piace a me, andrò a mettere qualche abbellimento, poi vi farò vedere a lavoro finito. Ma vi garantisco che questa è una borsa carinissima, mi piace assai. E vi farò vedere, vi metterò tutte le immagini a lavoro finito. Io spero di essere stata abbastanza chiara. Questa è la mia prima borsa granny. Se il video vi è piaciuto, mettete un pollice in su, attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati dei nuovi video. Se non l'avete fatto ancora, iscrivetevi al mio canale e niente, andate a vedere il sito di modamerceria.it, che ha tantissima roba per i nostri hobby. E con questo è tutto, io vi saluto e ciao al prossimo video.